4tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarpa. E questo è Economia a Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana che arriva direttamente da Instagram. Buongiorno Jacopo, io ho appena sentito il podcast sull'IVA. Mi è venuto subitissimo una domanda, penso stupida ma anche banale. Cioè, nel momento in cui si va a fare import-export, quindi si commercia o con l'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea, cioè se io creo un prodotto, una materia prima, e non ci pago l'IVA perché sono un'azienda e me la sto scaricando, però poi il prodotto lo vendo, che ne so, alla Spagna, e poi quindi l'IVA sarà pagata in Spagna. Quali sono gli accordi internazionali per queste cose? Sia a livello europeo che a livello, insomma, mondiale. Perché poi io il prodotto lo posso vendere anche in America, in Africa, in Canada. Mi interessava capire come poteva fare cassa lo Stato su un prodotto che viene esportato. Ciao Emanuele e grazie mille per la tua domanda. Allora, per rispondere alla tua domanda, che riprende un po' quello che dicevamo nel mondo dell'IVA e nel mondo di Paperopoli qualche settimana fa, direi proprio di ripartire da quello che dicevamo a suo tempo e riprendendo lo stesso esempio, quindi Archimede Pitagorico. Prima parliamo di come se la passa un'azienda e di dove va a pagare l'IVA, cosa significa che non paga l'IVA se esporta, perché ci sono tanti tipi diversi di esenzione dell'IVA per motivi diversi e in ogni situazione ci si comporta in maniera diversa. E andiamo anche a vedere però dove si paga e cosa si paga, così anche chi ha una piccola azienda o è un professionista si fa un'idea anche lui di quello che deve fare nel caso voglia vendere all'estero. Poi vorrei vedere dal punto di vista dello Stato come viene gestita questa questione dei soldi, da dove arrivano e come compensare eventuali vendite all'estero. Bene, siamo con Archimede Pitagorico e Archimede Pitagorico, dopo aver costruito, fatto, comprato materie prime trasformate, avendo i prodotti finiti, ora si sta chiedendo: bene, io ho pagato l'IVA su quello che derivava e da quello che ho acquistato per trasformare questa cosa, ora io devo venderla. Ma io l'IVA su cosa devo applicare di quello che andrò a vendere? E qui, per capire su cosa andrà a applicare l'IVA, Archimede Pitagorico deve porsi delle domande, perché nell'ordinamento italiano ci sono situazioni differenti di applicazione dell'IVA. Ci sono situazioni in cui l'IVA è imponibile, quindi bisogna imporla sul bene o servizio che viene venduto. Non è imponibile, quindi non viene imposta perché mancano uno dei presupposti, che poi andremo a vedere quali sono, oppure è esente, che vuol dire sostanzialmente che a livello normativo lo Stato ha deciso che non si paga l'IVA sulla vendita di quei prodotti o servizi. E poi ci sono i prodotti o servizi che sono esclusi dall'IVA. Perché? Perché sono esclusi, cioè non rientrano nel campo IVA, e per ognuna di queste situazioni ci si comporta in maniera differente. Per le prime tre bisogna comunque emettere fattura e bisogna indicare il tipo di IVA, che appunto può essere imponibile, non imponibile o esente. Però la fattura viene fatta e viene registrato il tutto. Ma facciamo un passo indietro. Quali sono i presupposti che deve avere un prodotto o servizio per essere imponibile IVA? E poi vediamo come ci si comporta in caso in cui uno di questi presupposti venga a mancare. Allora, i presupposti sono tre. Il presupposto oggettivo, ossia l'operazione ai fini di IVA, deve essere inquadrata come una cessione di bene o prestazione di servizio. Il presupposto soggettivo, che vuol dire che l'operazione deve essere realizzata nell'esercizio di impresa, arte o professione. E il presupposto territoriale, ossia l'operazione deve essere fatta dove? In Italia. Se manca uno di questi tre presupposti, il prodotto o servizio non è imponibile IVA. Quindi, se ci sono questi tre presupposti, bisogna pagare l'IVA, quindi verrà applicata al prodotto o servizio, il cliente la pagherà ad Archimede e Archimede compenserà con l'IVA che ha già pagato lui e la differenza la pagherà l'erario. Se non vi è chiaro come funziona tutto questo meccanismo del compensare, comprare, vendere IVA e gestirla con l'erario, recuperatevi la puntata precedente sull'IVA. Quindi, se un'operazione è imponibile, Archimede paga l'IVA e fine così.
Se invece non è imponibile, per esempio con un'esportazione, come Emanuele giusto citava, la situazione è molto diversa e cambia a seconda che si venda in Europa, nell'Unione Europea, oppure fuori dall'Europa. La situazione cambia, ma in sostanza sicuramente Archimede non pagherà l'IVA all'Italia, ma la pagherà da un'altra parte, oppure non la pagherà proprio. E per l'erario italiano sicuramente quell'operazione non è imponibile IVA, però all'interno dell'Unione Europea queste cose cambiano. Quindi se Archimede sta vendendo, per esempio, in Germania, la situazione si fa differente a seconda che venda ad un consumatore finale oppure che venda ad un'impresa. Partiamo con il consumatore finale. Se vende un consumatore finale in Germania, Archimede dovrà aprirsi una partita IVA in Germania e pagare l'IVA in Germania per quello che sta vendendo in Germania. Per farvi un altro esempio, se voi comprate su Amazon, che non è in Italia, quindi Amazon.it, ma un qualsiasi altro Amazon europeo, vedrete che il prezzo che vi fa vedere quando andate ad acquistare, per esempio Amazon Francia o Amazon Germania, è diverso da quello che poi andate a pagare voi quando arrivate alla cassa e gli dite che vivete in Italia. Perché? Perché Amazon Francia o Amazon Germania deve mettere a voi l'IVA che paghereste in Italia se lo compraste in Italia. Lo stesso vale per Archimede Pitagorico, che prova a vendere le sue cose in Germania. Non applica più l'IVA italiana, ma applica l'IVA tedesca e a chi la paga alla Germania. E questo è il primo passaggio. Se invece Archimede vendesse ad un'altra azienda, che quindi è iscritta al registro IVA, beh, non metterebbe nessuna IVA perché sarebbe l'azienda stessa che acquista a dover pagare l'IVA al suo erario. Di conseguenza Archimede non paga l'IVA sui prodotti che ha venduto perché l'IVA la paga chi acquista quei prodotti dall'altra parte. Cosa succede invece se vendesse fuori dall'Unione Europea? Beh, in questo caso il prodotto o servizio non sarebbe imponibile IVA perché manca appunto il presupposto della territorialità e di conseguenza Archimede non pagherebbe nessun tipo di IVA. E probabilmente non la pagherebbe neanche chi lo va a acquistare, però gli dipende dalle leggi che ci sono nello stato della persona che acquista questa cosa, perché potrebbe magari andare a pagare dei dazi o delle tasse di importazione a compensazione dell'IVA. E quindi questo è quanto sostanzialmente. Poi, se Archimede va a vendere un prodotto che è esente IVA, quindi già per legge non dovrebbe far pagare l'IVA e non la deve pagare neanche lui. Però per rispondere alla domanda di Emanuele, facciamo un po' di chiarimenti. Perché sì, lui non va a pagare sostanzialmente l'IVA su quello che esporta, perché non la paga, diciamo, all'erario italiano. Però non vuol dire che quando tu esporti qualcosa nessuno nella filiera paga l'IVA. Tutto quello che lui ha acquistato, l'IVA è stata pagata. Semplicemente lui non può compensare quell'IVA che ha pagato con delle vendite che ha fatto all'estero. E se lui fa più vendite in Italia, compenserà sulle vendite che ha fatto in Italia gli acquisti che ha fatto. Però l'IVA è stata pagata, è semplicemente per l'ultimo pezzo dalla trasformazione che ha fatto lui alla vendita finale, quindi il valore aggiunto che ha generato il suo passaggio, non genera IVA per l'Italia. Se è in Europa la genera per un altro stato europeo, se è fuori dall'Europa la genera o per un altro stato o non verrà mai generata, cioè non verranno imposte tasse in quell'ultima fase della produzione del prodotto. Perché ricordiamo, l'IVA è un'imposta al valore aggiunto, quindi non verrà pagato il valore aggiunto da quando Archimede ha preso le materie prime a quando, trasformandole, ha creato un prodotto finito e le ha rivendute. Però prima le tasse lo Stato se le prese, per tutti i passaggi prima. Ma andiamo a vedere dove lo Stato va a compensare e come lo Stato fa cassa. E rispondiamo quindi alla seconda parte, forse un po' il cuore della domanda di Emanuele, che però volevo un po' chiarire nella questione IVA, così era più chiaro parlare di questo. Allora, lo Stato sicuramente si prende tutti i soldi dei vari passaggi precedenti all'esportazione sull'IVA. Dall'altra parte, essendoci il principio di territorialità, tutto ciò che è importato in Italia e negoziato in Italia è soggetto ad IVA. Quindi sulle importazioni si paga l'IVA. E quindi se l'Italia dovesse solo esportare e non importare, allora ci sarebbero dei soldi in tasse che non verrebbero incamerati in nessun modo. E l'Italia magari si muoverebbe in qualche modo per recuperare delle tasse da quelle vendite lì. Ma ricordiamoci che innanzitutto l'Italia importa, ma soprattutto importa tanto e importa molto di quello che trasforma. L'Italia è un paese che trasforma, non ha materie prime sue, o perlomeno non ne ha molte.
Quindi importa tantissima materia prima, la trasforma e la esporta, o la trasforma e la consuma. Di conseguenza, su tutta quella materia prima, su tutte le cose che vengono importate in Italia, ci si paga le tasse. Quindi lo Stato prende soldi da tutte le importazioni che vengono fatte, senza parlare delle importazioni extra UE. Dalle importazioni extra UE ci possono essere anche dei dazi che devono essere pagati per l'ingresso in Unione Europea. Una parte si ritiene lo Stato, una parte va nell'Europa. Quindi lo Stato in qualche modo riesce sempre a prendere soldi dall'IVA, e lo vediamo come nelle importazioni. Tutto ciò che viene esportato viene anche importato, o meglio, come l'Italia esporta, l'Italia anche importa, e sulle importazioni ci paga l'IVA. Quindi in qualche modo viene compensata questa cosa. Oltre a quello, lo Stato non fa magari soldi nelle esportazioni, ma li fa sicuramente nell'importazione, quindi tutto ciò quello che viene importato è tassato in qualche modo. Se provate ad acquistare dei prodotti dagli Stati Uniti e li importate, sappiate che andrete a pagare delle tasse di importazione. Quindi tranquilli, lo Stato un modo per prendervi i soldi lo trova sempre. Bene, grazie Emanuele per la tua domanda. Io spero di aver risposto a quanto mi chiedevi e sia più chiaro a te come funziona, sia come funziona l'IVA, sia come lo Stato si prende i soldi dall'IVA e da altre fonti, sempre relative ai consumi. Detto ciò, per chiunque abbia delle domande come quella di Emanuele o altre relative all'economia, alla finanza, all'economia aziendale, a quello che volete, potete scrivermi la domanda come risposta al post di questa puntata su Instagram o di qualsiasi altra puntata, tanto io vedo tutti i commenti che mi lasciate, oppure mi potete mandare un messaggio vocale sempre su Instagram, come ha fatto Emanuele, e io poi risponderò alla vostra domanda. Se volete potete anche partecipare al gruppo di Telegram, che è super frizzantino, parliamo di tante cose legate all'economia e non, e potete venire anche lì, e anche lì poi ci sono delle discussioni che partono e farò delle puntate relative ad argomenti che abbiamo discusso nel gruppo Telegram, perché sono stati molto interessanti. Se volete aggiungervi, cercate su Telegram Economia Polpette, dovreste trovarmi. Se non mi trovate, perché a volte Telegram fa a modo suo, scrivetemi un messaggio privato e vi mando il link, non c'è nessun problema. Bene, grazie mille per avermi ascoltato anche questa settimana. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Economia Polpette. Fino ad allora io vi mando un grossissimo abbraccio e vi ricordo anche di diffidare delle imitazioni, perché l'unica economia digeribile è quella a polpette. Detto ciò, io vi saluto e vi mando un classico ciao da Jacopo.